Dunque, nell'episodio 100 ho raccontato l'idea di un'applicazione per telefono che fa un po' l'astrologo. È un'applicazione che io ho ideato, sono oramai 6 anni che ci lavoro sopra. È un'applicazione innovativa, anche se molti stanno cercando di creare questa cosa, ma non hanno l'astrologo dietro, quindi stanno, io le ho provate un po' tutte le app, sono veramente testi inventati. Poi consideriamo che la maggior parte delle persone non ha una vita che vive, e quindi a loro interessa sentirsi dire che va bene, che ce la faranno, che arriva Giove, che sistemerà le cose, eccetera eccetera. Nessuno ha voglia di sbattersi, no? È un po' come la moda delle curvy, che accettati così come sei, sei bellissima così, non fare una dieta, non andare in palestra, troverai l'uomo perfetto, bellissimo, magro, meraviglioso e ricco, pur non muovendo un dito per migliorarti, no? Più o meno la società sta andando in questa direzione, siamo nell'era dell'acquario, c'è Urano, tutto subito, tutto facile. E le applicazioni per telefono stanno facendo un po' questa cosa, le applicazioni che parlano di astrologia. Io invece, che sono un pignolo, ho scritto 40.000 testi in 6 anni, calcolando gli aspetti principali, perché poi sono infiniti volendo, così che inserendo i dati di nascita possa in un modo o nell'altro venire fuori un quadro il più vicino possibile. Poi è ovvio che è un logaritmo che tiene conto di testi scritti da me, non c'è però la mediazione umana, non c'è il dialogo. Ricordiamo che astrologia dal greco è astron logos, è dialogo con gli astri, quindi l'applicazione con un'applicazione non si ha un dialogo. Però ci sta anche, secondo me, avvicinarsi un pochino a persone che magari hanno un'anima un po' giovane, che preferiscono comprarsi 100 euro di scarpe piuttosto che farsi un consulto, e a questo punto gli andiamo incontro con l'applicazione. Non è comunque giusto privare le persone anche di una verità. E la mia app parla di transiti legati ovviamente a una verità impostata su delle mie interpretazioni. L'applicazione si divide, adesso vi dico anche il nome dell'app, così per chi vuole la può scaricare. Si chiamava Calypso primariamente, però anche qui il problema è che la gente non sapeva scriverlo Calypso, cioè scrivevano Calypso. In realtà era Calypso con la K e la Y, e quindi era un macello da far capire questa cosa. E siccome l'applicazione è nata anche per le persone che appunto preferiscono comprarsi un paio di scarpe che farsi un consulto, è giusto anche dare a loro la possibilità di cercarla in modo un po' più semplice. È suddivisa in 3 settori e sarà sempre in fase di rinnovamento. Adesso abbiamo appena rifatto le grafiche, abbiamo cambiato il nome, poi a fine mese ci sarà il prezzo, perché ovviamente è a pagamento, sarà un'applicazione che costerà 4,99 euro al mese. La prima parte, la prima schermata parla appunto dell'analisi caratteriale. In questo momento c'è scritto tema natale, cioè le sezioni sono 3: tema natale, transiti e sinastria. Anche qui io purtroppo per come si dice, concetto professionale, uso sempre i termini tecnici. Ovviamente i programmatori mi hanno detto: sì, ma sinastria chi è che sa cosa vuol dire? Per cui sarà, allora adesso c'è tema natale, sinastria e transiti. In realtà poi diventerà analisi caratteriale, analisi di coppia e oroscopo. I transiti sarebbero l'oroscopo, quindi la parte futura, perché primariamente quando ci sono state delle versioni demo era uscita l'applicazione e nei transiti ti dice i pianeti che hai attivi in quel determinato momento, e quindi è la parte previsionale. E mi sono sentito poi mandare i messaggi di molte persone che mi scrivevano dicendo: ah, bellissima l'app, che bella, sono contento, ma dov'è l'oroscopo? Cioè il livello è questo fondamentalmente, quindi è stato un po' muoversi in mezzo ai paletti, perché nel mondo dell'esoterismo poi
hai a che fare con questi individui, cioè sono queste persone qua, sono quelle che non sanno neanche dove hanno Saturno, ma tengono conto di Chirone, la Luna Nuova, la cintura di Kuiper, gli asteroidi, tutta roba inutile. Perché è importante cercare anche di fare una rieducazione, bisogna portarli sulla strada giusta, utilizzando anche una terminologia sicuramente un po' più pratica. Poi non è mio impegno voler redimere nessuno, per carità, però è un'applicazione che vuole raggiungere più persone, tradotta in 6 lingue: portoghese, inglese, russo, spagnolo, italiano e francese, quindi comunque ha un bacino d'utenza molto ampio. Verrà aggiornata continuamente, quindi c'è una sezione tema natale, che sarebbe l'analisi caratteriale, all'interno della quale si legge le caratteristiche di base, cioè la posizione dei pianeti al momento della nascita e l'interpretazione che io ho dato. Poi c'è transiti, quindi sarebbe la parte previsionale, e questa è molto carina perché ti segnala i transiti che ci sono in un determinato momento, ti dice dal al c'è questo transito e potrebbe accadere questo. Ora, l'astrologo, quando parla col soggetto, lo mette in guardia, lo rende attento. Qual è il problema? È che le persone spesso e volentieri non si rendono conto di quello che accade. È una cosa, per me, è la cosa più difficile nel consulto. Mi ricordo una delle cose più eclatanti: una mia cliente mi chiama, aveva Saturno in anello di sosta violentissimo contro il Sole, ma violentissimo, e Saturno, privazione, Sole, uomo, era in una crisi sentimentale profonda col marito, e siccome tu ci parli con le persone per dare un'interpretazione, ipotizzi che quel transito annunci la chiusura definitiva. Se mi avesse detto che era in un fallimento, in una bancarotta fraudolenta col proprio mestiere, sarebbe stato quello. Per questo è importante il dialogo, perché aiuti l'astrologo nel cercare di capire dove il transito sta parando. Se sono in una fase, se sono una donna e ho un Saturno contro al Sole, che è il maschile, e mi sto per separare da mio marito, è chiaro che è la separazione. In realtà, dopo un tot di mesi mi chiama, quindi tutta la spiegazione, Saturno privazione uomo, no, perché poi si lavora sempre con le parole chiave, privazione uomo, Saturno sul Sole, problematiche, difficoltà, senso di impotenza, depressione. E questa signora mi chiama e mi dice: ma poi alla fine con mio marito l'abbiamo aggiustata. E volendo ci può anche stare, perché nella durata del transito, cioè la durata del transito potrebbe annunciare la crisi, poi il transito va via e magari l'aggiusti, anche se mi fa un po' strano, perché Saturno fondamentalmente porta via quello che non serve all'evoluzione, indipendentemente da quanto tu ne sia consapevole. Però mi faceva strana questa cosa, 9 mesi di transito, soltanto una crisi. E questa mia cliente appunto sosteneva che era successo solo quello. Allora, indagando, domandando, maschile, Sole, maschile, uomo, Sole, maschile, Sole, padre. Ah sì, no, beh, 2 mesi fa è mancato mio padre. Ecco, io quando sento queste robe qui, veramente poi mi cadono le braccia, no? Perché ti viene da dire: ma come fai a non arrivarci da sola? Cioè, parliamo Saturno, Sole, privazione, uomo importante della tua vita. Poi gli esempi sono infiniti, può essere il professore universitario per una ventenne, il marito per una donna, il padre, il tutore, qualunque cosa, ma spesso e volentieri la gente non ci arriva. È una cosa, è molto comune, è difficilissimo cercare di affinare questo tipo di attenzione, ma non perché la gente è stupida assolutamente, ma per il semplice fatto che non è attenta a queste cose. Hanno un concetto dell'astrologia e dell'aspetto previsionale dove tu devi dirgli esattamente quello che accade. Peccato che l'astrologia non può creare una soggettività. Con l'astrologia non puoi dare le quantità, altrimenti io mi sarei già giocato tutti i numeri del Superenalotto e avrei vinto, ovviamente non si può. E con l'astrologia non puoi creare una soggettività, non puoi dire, cioè non puoi dare il nome a una persona, non puoi dire a una donna: ti innamorerai di Marco, oppure in questo caso morirà tuo padre,
o in questo caso si poteva anche dire un momento difficile per il padre, un'ospedalizzazione per esempio, era un altro degli esempi che avevo fatto. Ecco, il problema dell'applicazione sarà questo, perché non riesce a sviluppare un intuito, ma perché è impossibile nelle persone, fin tanto che queste guardano un po' per aria. Beh, è un po' quello che accade nel traffico, no? Non so se mi è mai successo, soprattutto in questo momento storico, gente che non sa dove va, non mettono la freccia, nelle rotonde si perdono. È un po' la stessa cosa, cioè tu sai che devi andare in quella direzione, ma non riesci mai ad arrivarci nel modo più corretto. L'applicazione, a parte questa tematica che è irrisolvibile, perché non puoi creare un'attenzione in una persona che ha gli occhi per aria, ma essendoci i testi scritti, rimangono scritti fin tanto che dura il transito, basterebbe ogni tanto rileggerli per accorgersi di quello che sta capitando. Il beneficio non è tanto dire che bravo, ci ha azzeccato, che meraviglia. No, il beneficio è quello di capire che certe cose avvengono per un senso, e quindi riappacificarsi con quello che sta accadendo. Sapere di andare a sbattere contro un albero è molto più sicuro che sbattere contro un albero senza saperlo. Per cui c'è una preparazione all'attutire il colpo, questo è sicuramente importante. Poi c'è la sinastria nell'applicazione, sinastria da sin insieme, astri insieme, che verrà poi tradotta in analisi di coppia, e anche qua è un po' complesso perché tiene conto di un potenziale, quindi non ti può dire, cioè spesso e volentieri le persone potrebbero leggere nella stessa comparazione con lo stesso partner momenti molto belli, voglia di vivere insieme tutta la vita, e poi magari scorri e leggi facili rotture, la storia potrebbe non durare, e da chitto, e ci sta, le persone ti dicono beh, ma scusami, ma sono due cose contrarie. In realtà no, in realtà tengono conto di un aspetto che poi è determinante dalla soggettività. Se tu sai come sei fatto, poi eviti il conflitto. Quindi è un'applicazione secondo me molto bella, non esiste, poi ci sarà collegata in futuro a una chat, quindi terrà conto, sarà la prima chat che tiene conto della comparazione di un tema natale in tutto il mondo, quindi vedrai le persone con cui hai un'assonanza astrale, reale, no, non inventata, eh. Poi premesso che io posso sbagliarmi, per carità di Dio, però tiene conto della posizione dei pianeti reali, e questa è una cosa bellissima secondo me. L'applicazione si chiama Urania Application, quindi la trovate su sia Android che Apple come Urania Application. Avrà il costo appunto di 4,99 euro, con due sinastrie, quindi con due comparazioni di coppia nel prezzo. Se uno ne vuole fare di più, perché vuole vedere la comparazione col figlio, col fidanzato, con l'ex, col papà, con la nonna, in aggiunta sono 0,99 centesimi a sinastria, oppure 7,99 tutto compreso, cioè sinastrie illimitate. Il prezzo potrebbe variare, al momento poi noi ci appoggiamo, abbiamo aperto una società, ho trovato dei soci finanziatori, perché comunque fare un'app è di una difficoltà immane, soprattutto un'applicazione di astrologia, perché i programmatori tengono conto dei grafici astronomici, non astrologici, e l'astronomia non tiene fede al concetto geocentrico, quindi considera l'universo in funzione del punto di vista solare, e quindi già qui era tutto, è stato di una difficoltà immane. Detto questo, l'applicazione è molto carina, scaricatela, provatela. C'è la possibilità di fare due errori nella registrazione sull'ora di nascita, poi no, però voglio dire, cioè due errori, spesso e volentieri ho dato la possibilità di dare una seconda chance, perché spesso e volentieri le persone non sono sicure dell'ora di nascita, hanno la fretta di registrarsi, poi dopo che si sono registrati chiedono alla mamma, la mamma dice un altro orario e prima non c'era la possibilità di correggere, adesso c'è. Quindi questo è un po' l'applicazione. Ho deciso di chiamarla Urania invece di Calypso per due motivi. Uno, perché Urania era la musa dell'astronomia, e perché è legata a Urano,
l'applicazione, il simbolo dell'applicazione è proprio il simbolo di Urano. È un po' una risonanza nel mondo, è un po' il concetto redento della svastica. La svastica non è nient'altro che la costellazione dell'Orsa Maggiore nei quattro punti che si muove attorno al polo, all'asse della stella polare, forma una svastica che poi ha creato tutto quello che ha creato. Poi è stato, i simboli uno li utilizza in base a quello che crede, per carità di Dio, però in questo momento siamo nell'era dell'acquario, siamo entrati nell'era dell'acquario, il pianeta per eccellenza dell'acquario è Urano, e quindi ho voluto rimandare questo simbolo come se si accendesse un po' anche nell'inconscio collettivo, giustamente anche per una questione di marketing ovviamente, e poi perché è facile da scrivere in italiano è Urania, in inglese sarebbe Urania, ma lo scrivi Urania, in Russia Urania, quindi è abbastanza facile. Questo è, spero venga scaricata, spero possa dare comunque anche solo un po' di consapevolezza, anche se poca. Ovviamente non potrà mai sostituire un astrologo, ma sicuramente sostituirà la maggior parte di quelli che si definiscono astrologi. La posizione dei pianeti, la posizione degli assi, la posizione della luna è assolutamente precisa, quindi l'ascendente, se non vi ritrovate perché avete visto su Google che eravate del ascendente Cancro, invece l'applicazione vi dice che siete ascendente Sagittario, vi garantisco che è giusta, ma non perché io sia furbo, ma perché questi sono calcoli matematici, punto. L'ascendente rappresenta la levata iliaca, cioè il sorgere del sole, non è opinabile. Spesso e volentieri i siti sono un po' buttati così, per cui divertitevi, scaricatela e spero di ricevere in qualche modo dei feedback. Grazie per l'ascolto.